l'importanza di questo programma, soprattutto con riferimento al comitato di pilotaggio OT11-OT2, è quello di, diciamo, di rappresentare quali sono le azioni che abbiamo già finanziato a livello centrale, diciamo le cosiddette azioni di sistema, che sicuramente hanno una ricaduta su tutto il territorio nazionale e che attraverso quindi le autorità di gestione FSE, che sappiamo che hanno all'interno dei loro programmi l'obiettivo tematico 11, quello del rafforzamento della capacità amministrativa, e di far vedere quindi cosa ha finanziato il PON Governance, che cosa è stato già messo in atto e quello che le amministrazioni quindi regionali dovrebbero, diciamo, in qualche modo conoscere per cercare di diciamo, adattare queste azioni a quelle che sono i fabbisogni dei loro territori. Noi da questo punto di vista, per esempio, in materia di dati, quindi di open data, abbiamo anche nel sito del PON Governance aperto una finestra, chiamiamola in questo modo, in cui vengono messe in evidenza tutte queste informazioni. È un, diciamo, un canale abbastanza, diciamo, intuitivo, ma che mette, come dire, che rappresenta tutte le azioni che noi abbiamo finanziato, e questo sarebbe importantissimo, diciamo, trasmetterlo, comunicarlo ai destinatari del comitato di pilotaggio T11-T2, proprio per evitare quelle sovrapposizioni che nella politica di decisione ovviamente bisognerebbe tenere da parte.